Buonasera, ministro. Posso Minniti. Dire una cosa da... Sì. Da ministro degli interni. Certo, prego. Sì. Anche senza... Noi dobbiamo dire grazie. Un grazie con la G maiuscola. Sì. Alle forze di polizia di questo paese. Beh, certo, ha ragione, certo. Vabbè, sì, l'ha detto. Dobbiamo dire anche grazie ai carristi. Vabbè, adesso non... Ai sommergibilisti. Ma non è... Ai guastatori, ai parà. Sì, calma. Ai gloriosi comandanti della decima massa. No, ma non parta così, ministro, guardi, non parta così. Stia calmo. E tutte quelle forze armate vedono in me una guida. E là. Un faro. Un riscatto. Un riscatto, va bene. E quella luce? Casualmente sono io. Casualmente è lei. Ma casualmente vabbè. Potevano anche avere un altro idolo scelto. Vabbè, insomma. E invece sono io. Casualmente. Però poteva essere un altro. Certo, poteva essere uno dei miei zii. Ah già, perché lei è... Ma invece sono io, certo. Casualmente. Mi ha capito. Non è colpa di nessuno se tutti gli italiani vedono me un profeta. No vabbè, adesso non... Un messia sceso in terra per la prima volta. Nel caso sarebbe la seconda, la seconda, ce n'è stato... Cosa fa questa? Stia fermo. Sì, ma lei si riferisce a un tizio il cui padre non era un generale dell'aeronautica. Ma no, Il mio... Vale di più. Ma cosa dice? Ma guardi e che... E poi non dimentichiamoci mai che Gesù era un palestinese. E quindi? Privo di documenti e di permesso di soggiorno. No, vabbè, non credo. Quindi tendenzialmente l'avremmo rimpatriato. È chiaro il concetto. Sì, ecco, appunto, parliamo di rimpatri, ministro. Il punto è... Sì. Possiamo noi accoglierli tutti? No. No, non possiamo. Vabbè. Possiamo accoglierne la metà? Una decina? No, neanche quello. Possiamo accoglierne uno? No. Forse sì. Ah, uno sì. Lo prendiamo. Sì. Non dimentichiamoci mai che noi lo prendiamo. Quell'uno lo prendete. Sì. Lo apriamo. Lo guardiamo com'è dentro. Ah no, ma... Lo ricuciamo e lo rispediamo. Guardi, sono ragionamenti che sono vagamente di destra questi. Ecco l'assillo. Lei ce l'ha l'assillo, Perché io ogni mattina faccio un esercizio, tra virgolette, di educazione mentale. Ecco, e qual è? Mi metto nei panni di chi la mattina prende l'autobus o la metropolitana. Cioè, la metropolitana. Ecco, io voglio dirlo al mio partito, ma anche al PD. Il PD è il suo partito, scusi. Le ricordo che il PD è il suo partito. Casualmente. No, non casualmente, lo è. Io voglio dire, state accanto a quelli che la mattina prendono l'autobus o la metropolitana. Tana, metropolitana. Hanno i maglioni di Teritali. Ma non è vero, no, non tutti. Hanno le tute in acetato che se le lavi più di una volta fanno i pallini. No, ma guardi, no. Io dico, state accanto a quelli che prendono la metropolitana. La metropolitana. Ma dice state perché lei non ci va, ovviamente, no. No, perché io sono troppo impegnato a salvare il nostro paese. Ah, dall'invasione degli immigrati. Che non c'è questa invasione. Io voglio dire una cosa semplicissima. La dica. È una tradizione di famiglia. Mio zio, eroe di guerra. Sì. Combatteva a casa loro. Ah, beh, prendevano gli aerei. Sì, certo. Sì, vabbè, non abbiamo capito. Decollavano. Certo. Ma come ci fa tutta la... Si parlavano, bombardavano. Sì. Vabbè, non faccia tutta la... Io me lo ricordo perché quando ero bambino il mio nonno mi raccontava tutta l'epoca. Certo, da bambino le raccontavano le cose. Ma io ricombatto qui perché sono di sinistra. Ecco, dico... Lei è di sinistra, quindi li combatte qui. Me l'ha sempre consigliato di dire D'Alema. Cosa? Qualsiasi cosa tu faccia di che sei di sinistra. D'Alema gliel'ha consigliato. E io lo faccio anche se non mi viene naturale come viene a lui. Ah, invece sì, lui è un po' più... Io invece mi devo sforzare a dire che sono di sinistra. Ah, lei fa un po' più di... Faccio una fatica boia chi molla. No. La mia famiglia ha grandi tradizioni, tutti militari e tutti fascistoni. Però un compagno incontra e un dì e lui mi convertì per me. Fu Massimo D'Alema, sì Massimo D'Alema. Essere di sinistra oggi è una follia, poi che tristezza con Bersani e Pisapia. Gli ho detto, Massimo, se vuoi puoi far l'ardito
vestito insieme a noi, ma non l'ha presa bene, lui Massimo D'Alè. Io con D'Alema ho governato già, bombe su Belgrado e flessibilità. Ora io lo riporrei qui, in fondo a destra nel PD, perché li voglio bene a Massimo D'Alè. Grazie ragazzi. Finite qua, fate un applauso ai miei ballerini Manuel, Mauro, Mattia e Daniele.